grazia, questa gran libertà per mezzo del ministero del Vangelo di Gesù Cristo, il quale viene annunziato ai popoli, alle nazioni, alle tribù e alle lingue. O Signore, e a tutte le razze esistenti nel mondo ed oggi in questa città, perché tu possa redimere le anime degli uomini e far loro grazia come hai fatto grazia a noi. Ti preghiamo, Signore, presiedi questo culto di evangelizzazione e la tua presenza sia in noi, mentre ti affidiamo i sofferenti, i deboli, i bisognosi, i malaticci e quelli che soffrono ogni sorte e dolori e dispiaceri. Porta un vento di pace, un vento di sollievo, un vento di guarigione. Tu che sei l'ombra e la frescura delle anime che tu hai chiamate a vita eterna, intervieni per questo. Te lo chiediamo d'uno stesso sentimento, sentendo il peso di coloro che periscono per mancanza di questo messaggio. Sii con noi mentre ci tieni sotto il prezioso sangue del nostro Signore. Vi preghiamo, salva questa città bisognosa di conoscere quanto tu sei buono, come sei lento all'ira, di grande benignità, e vuoi far grazia a tutti coloro che grazia ti chiederanno col cuore, nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Così vogliamo cantare a Dio un primo canto. Yeah.
che è dello Spirito Santo, e gli uomini non possono affatto donarci, ci sentiamo come il mondo di tutte le altezze di questa terra, e ci fa sentire sempre più vicini a colui che buona parte dell'umanità ancora oggi ignora, e ignora volontariamente, perché non riesce più a contattare con la sua presenza a causa del peccato. Ma il Signore Gesù è venuto appunto per togliere i nostri peccati, e perché possiamo avere pace con Lui per mezzo del suo prezioso sangue. Oggi avremo l'opportunità di raccontare le meraviglie del Signore e nel come Egli, pur essendo passati molti secoli, continua instancabilmente, inarrestabilmente l'opera che Egli ha iniziata fin dalla creazione del mondo. Vieni anche tu stamattina ed ascolta questa voce, perché Dio si usa degli uomini, ma colui che si rivela a noi è lo Spirito Onnipotente di colui che ha trionfato già sul potere di Satana, della morte e del peccato, ma che continua a trionfare oggi come ha trionfato ieri e nel passato. Abbi nel tuo cuore questa fiducia in Lui, e Dio non ti lascerà mai. Così, dando seguito ad un secondo coro, vogliamo glorificare il nome del Signore ed attendere che dei fratelli e delle sorelle vi raccontino come il Signore li ha salvati.
volevo chiamare fratello Tommaso, uno dei diaconi della nostra chiesa, perché posso testimoniare dell'opera di Cristo compiuta nella sua vita da quando ha conosciuto Gesù ad oggi. Viene avanti, fratello Tommaso. Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Ringraziamo il Signore che siamo qui oggi davanti alla sua presenza e veramente la nostra testimonianza diventa sempre più grande, perché ogni anno che passo per la gloria del Signore insieme alla sua presenza, veramente il Signore ci fa vedere come è scritto in Romani 8:28 che tutto coopera al bene per quelli che sono chiamati dal Signore. E lo voglio ringraziare questa mattina come mi trovo qui in mezzo a questi cari fratelli, insieme all'unto di Dio e voi che ascoltate. Ascoltate la parola del Signore, perché il Signore sta per ritornare, perché la vita si fa sempre più breve e noi dobbiamo veramente ravvederci e ringraziare il Signore, perché Lui ha creato il cielo e la terra. Noi siamo su una sfera che gira e non ci rendiamo conto, perché andiamo avanti solo per le nostre vie, seguendo gli intrallazzi di questo mondo, il peccato, il piacere, ma la nostra vita è breve. Solo nel Signore possiamo trovare la vita eterna e lo vogliamo veramente ringraziare, perché anch'io seguivo le mie proprie vie, seguendo i miei piaceri. Amavo molto la pesca e qua, già due volte il Signore mi ha salvato la vita, perché mi sono trovato veramente tra la vita e la morte. Ma io lo ringrazio perché è apparso nella mia vita, veramente come l'Apostolo. Ascolti indietro a questo balcone, apri il tuo cuore al Signore, perché il Signore vuole entrare nella tua vita e vuole cambiare la tua vita, vuole togliere i tuoi problemi. Metti la tua sorte nelle mani dell'Eterno e vedrai la gloria di Dio. Ascolta la parola dell'Eterno in quest'oggi, perché ti sarà parlato delle sue meraviglie. Veramente la parola di Dio è colei che si è fatta carne e si è manifestato nella forma di Gesù Cristo. E noi non ti preghiamo nessun santo, non ti preghiamo nessun idolo, ma ti preghiamo, ti predichiamo Gesù Cristo, il Signore degli eserciti, che sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Ringrazio il Signore per questo privilegio ancora, come posso dire, gridare davanti a tutti gli uomini ciò che il Signore ha fatto nella mia vita. Veramente il Signore, come abbiamo cantato da questo canto, mi ha dato una nuova gioia, una nuova vita, una nuova speranza, quella che mancava nel mio cuore. Credevo nelle cose di questo mondo, credevo nelle amicizie, credevo nella famiglia, credevo in tante cose che questo mondo ci offriva, ma ho riscoperto che era tutto un fallimento. E ringrazio il giorno in cui il Signore ha parlato al mio cuore direttamente, perché il Signore è colui che può leggere nei cuori di ognuno di noi. Solo Lui può leggere e può sapere ciò che veramente sentiamo nel nostro profondo cuore, i nostri sentimenti, i nostri desideri, di tutto ciò che ci passa nella nostra vita. E ringrazio il Signore, perché veramente nel mio cuore c'è un grande vuoto profondo che il Signore ha ricolmato con la sua presenza. Grazie. Con quell'amore meraviglioso che esso del continuo ci manifesta ogni giorno, sempre più, perché ogni giorno facciamo sempre più l'esperienza con il Signore, perché Dio veramente è incredibile, veramente indescrivibile, non ci sono parole veramente per descrivere l'amore del Signore, tutto ciò che esso fa nella nostra vita. Io nella mia vita ho lavorato come tutti e non mi mancava nulla, avevo un bel lavoro, ero parrucchiera, guadagnavo molti soldi, e vengo da una famiglia normale, però diciamo che non mi faceva mai mancare niente, e ringrazio Dio, però ho riscoperto che dentro il mio cuore non erano le cose di questo mondo, non erano le cose materiali che mi dava la felicità. Eppure io quante volte me stessa
parlavo dentro di me, dicevo, ma che è questo vuoto? Perché io sono sempre triste? Perché mi sembra sempre che mi manca qualcosa? Eppure mi sono sposata, grazie a Dio ho avuto un bambino, una bambina, nonostante che non era convertita, ringraziavo il Dio, non mi mancava niente, facevo tutto ciò che volevo, però alla fine dentro di me c'era sempre questo vuoto. Grazie a Dio, conoscendo il Signore, quello che mi mancava il Signore nella mia vita, l'amore del Signore, quell'amore sincero, quell'amore vero, fedele, perché veramente crescendo in età sempre più avanzata, adolescenza, poi nella maturità ho riconosciuto che veramente gli amici non erano sinceri, la famiglia vedevo che si sfasciava, vedevo che ognuno guardava e pensava solo i fatti suoi. E ringrazio il Signore perché veramente il Signore è fedele, veramente il Signore ci ama, il Signore ogni giorno veramente ci conduce come Lui vuole, nei momenti di tristezza, nei momenti di difficoltà della nostra vita, perché sappiamo che quelli non mancano mai, però veramente con il Signore vediamo che è tutto diverso, perché il Signore ci dà la pace, ci dà veramente quel sostegno che magari a volte neanche una propria madre, un proprio padre non ce lo sa dare, non sa esprimersi, e veramente questo lo riconosciamo nel Signore. Grazie. Io ringrazio il Signore per tutto ciò che ha fatto nella mia vita, questo che dà il Signore, che Lui ci libera del continuo e che Egli veramente ci guarda, ci protegge da questo mondo, perché questo mondo veramente è più amante e più varrone, veramente vediamo che la gente cammina senza guardare, la gente è vuota, e ringrazio il Signore perché Egli veramente ci ha dato una nuova vita, una nuova speranza. E tu che ascolti, ascolta in questa mattina la voce del Signore che viene adesso di te, perché il Signore solo sa il tuo cuore, solo il Signore sa ciò che veramente tu stai attraversando in questo tempo. Egli è quello che legge il presente, il futuro, Egli è la speranza di tutti gli uomini. Ringrazio il Signore in questa mattina perché per me è un grande onore in questa mattina ringraziarlo davanti a tutti. Grazie per il ministero, ringrazio per l'uomo di Dio che il Signore ha sempre avuto in ogni tempo, come l'ha posto in queste contrade di Napoli, in questa città. Lo ringrazio perché attraverso il nostro pastore il Signore ci guida, ci parla, il Signore ci incoraggia, veramente vediamo l'amore del Signore in questi santi uomini che sono in ogni tempo. Ti ringrazio il Signore per ogni cosa, nel nome di Gesù, che il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Abbiamo ottenuto grazia per mezzo di Gesù che vive nei secoli dei secoli ed oggi è in mezzo a noi. Vogliamo ringraziarlo così? Gloria a Dio! Quindi ringraziarlo con gioia. Dobbiamo essere più sfavillanti, più scintillanti, più euforici quando ci esprimiamo in merito alla nostra testimonianza. Che ne dite, siamo tutti d'accordo? Sorella Maria, vieni avanti, ringrazia il Signore. Grazie, Padre. Il Signore sia lodato. Amen. In questa mattina voglio ringraziare come tutti i miei fratelli e le mie sorelle, come il Signore ci ha dato la possibilità di portare in queste strade la sua parola e far conoscere la sua volontà, così che tanti cuori ben disposti possano nel futuro, oggi stesso, avvicinarsi al gazebo e dire che credono e vogliono fare anch'essi la volontà del Signore. E voglio ringraziare il Signore per come ogni giorno ascolta le mie preghiere e per come Lui le sta esaudendo. Infatti ultimamente il Signore mi ha dimostrato che è ovunque e che ci sostiene in ogni momento e che ascolta le nostre preghiere e le porta ad esaudire. Il Signore è ben disposto ad esaudire tutto ciò che noi chiediamo, sempre se quella è la sua volontà. Ultimamente mi ha aiutato a scuola, ha esaudito ciò che ho chiesto e ha sovrabbondato. Amen. Perché mi ha sostenuto e ha reso possibile un sogno che era da tanto, che volevo che si realizzasse. Secondo la volontà del Signore mi sono diplomata. Alleluia. Secondo la sua volontà, perché l'ho chiesto e il Signore grazie a Dio. Amen. E mi ha dimostrato appunto che esaudisce le nostre suppliche, anche perché nella commissione del mio esame c'era una persona, una professoressa
che con tutti gli altri si è comportata male. E invece, pregando, il Signore ha fatto sì che questa persona con me si è comportata diversamente. Infatti è come se io fosse entrata proprio nelle sue grazie. Ha fatto sì che le domande che poneva agli altri a me non le ha poste. Si è dimostrata favorevole e ben disposta nei miei confronti, tanto che ha detto che più di tutti sono stata la persona che a lei più, diciamo, è piaciuta. E questo per me è stato strano, perché non ho fatto un brillante esame. Però ho visto che il Signore ha ascoltato la preghiera e ha reso questa persona affabile, in quanto era una persona, posso dire, odiosa, insopportabile. E invece con me si è comportata al contrario. E spero che il Signore continui a cambiare la mia vita, ad ascoltare le mie suppliche, e lo ringrazio perché so che lo farà. E lo ringrazio ogni giorno che passa per la mia vita, per la mia famiglia, per tutti i miei cari, sperando che nuove anime appunto si dedichino a Lui. E lo ringrazio nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Bene, ringraziamo il Dio anche di questa testimonianza, e ricordandoci sempre che prima ancora che il Signore intervenga e faccia del bene a ciascun di noi, penso che Dio l'abbia già rivelato, mi pare sì, ti aveva già assicurato che sarebbe stato con te e ti avrebbe aiutato facendoti trovare grazia, e che quindi tutto sarebbe andato bene. Ringraziamo Gesù perché Lui è sempre fedele e ciò che promette Egli ancora mantiene. Sorella Rosaria, bene. Il Signore sia lodato. Ringrazio grandemente il Signore come ancora questo giorno, prima io e ancora dopo me, voi altri siete nella Sua presenza. Ringrazio il Signore perché ha preparato questi cuori che oggi dietro alle finestre possano ascoltare, non le nostre parole, ma le meraviglie che Dio ha compiuto in noi. Ognuno di noi crede in qualcosa, spera in qualcosa, ma abbiamo trovato la speranza di Israele a fianco di noi, proprio nel momento in cui non ce l'aspettavamo, proprio quando i nostri dolori, i nostri affanni erano al colmo. E il Signore aveva raccolto i nostri pensieri, così come aveva visto i nostri peccati, e ci ha promesso che ci perdonava. Solo Lui poteva farlo. Il mio cuore fin da piccola aveva sempre sperato che dal cielo arrivasse qualcosa di bello. Non credevo fosse una persona, ma speravo in questo, ed era un autentico desiderio. Credo oggi che sia proceduto direttamente dal Signore, perché ogni volta che io ero triste mi mettevo fuori al mio balcone e guardavo al cielo, e così è scritto nella parola, che dal cielo verrà l'aiuto. Ma sappiamo oggi che per ricevere questo aiuto e questo amore del Signore dobbiamo arrenderci e dobbiamo combattere il peccato e dobbiamo vincerlo. Io ho incamminato col Signore da poco tempo, ma per me sono i soli 2 anni che ho vissuto, gli altri li ho praticamente dimenticati, perché la mia vita nuova col Signore è cominciata, e proprio Lui, attraverso il suo amore e attraverso la sua parola e ancora attraverso il comportamento, la passione, la devozione che il suo servo ha avuto in Lui. Perché ciò che noi abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore è proceduto per come il Signore stesso Gesù sulla terra ha lasciato il segno. Egli è stato l'esempio sulla terra, e così oggi lo sono gli uomini che veramente sono devoti al Signore, che pregano. Oggi è un frutto del Signore questo giorno. Grazie. Perché per questo giorno noi, il nostro pastore e tutti i pastori di tutto il mondo hanno pregato, perché il Signore spezzasse in voi le catene, che vi credete che siano buone, che siano giuste, giustificate la piccola bugia, il peccato piccolo, il peccato grande, ma il Signore conosce ogni cosa. Noi parliamo perché abbiamo vissuto in prima persona. Il Signore ci ha dato del suo Spirito, così come è scritto. Se tu hai creduto che il Signore Gesù una notte nacque in una piccola grotta, misera mangiatoia, il Signore così
è cresciuto e il Signore ha sofferto. E se tu credi che lui è morto, così come credevo io e non capivo perché un uomo così buono, che faceva miracoli, prodigi, perché era stato così trattato male? Ma il Signore proprio stamattina, quando mi sono svegliata, mi ha detto che anch'io ero in mezzo a quei pagani. Anch'io ero lì che lo crocifiggevo, con i miei peccati, i miei errori e le mie false speranze. Il Signore vi renda liberi in questo ascolto. Grazie. Benedica il vostro ascoltare. E piuttosto prego in questo momento che ciò che tu ascolterai dall'uomo di Dio rimanga nel tuo cuore, perché tu possa accostarti con fede. In un solo attimo il Signore può togliere da te qualunque schiavitù. A noi ha tolto grandi cose. Io ho conosciuto il Signore proprio attraverso un mio dolore. Il Signore lo ha permesso perché poi quel dolore sia il suo splendore. E si è servito di un suo figliuolo attraverso il quale mi ha guarita. E da quel giorno io dicevo dentro di me, ma allora è vero, il dolore non c'è più, ma allora è vero. È così che il Signore man mano ha conquistato il mio cuore e quello del mio compagno e dei miei figli. Oggi siamo una famiglia cristiana, abbiamo tutti quanti lo Spirito suo Santo, riceviamo ogni giorno la sua parola, ci indichiamo nella preghiera, perché la preghiera ci sostiene, ci aiuta e il nostro cuore dinanzi a Dio diventa trasparente, porta fuori tutto quello che c'è dentro. Grazie, e ricevendo la sera la parola nella casa del Signore, il nostro cuore si fortifica e diventa sempre più puro, perché senza questa purezza non entreremo nel regno di Dio. Non giustificarti da solo, non credere di avere tanto tempo, questo potrebbe essere il giorno di grazia, ma anche l'ultimo per te e anche per noi. Noi abbiamo imparato a vivere col Signore, non più per noi, non più per le nostre famiglie, ma noi viviamo per il Signore, perché è con Lui che resteremo. Questa vita passerà, così come Egli farà nuovi cieli e nuova terra, cominciato fin con noi. Noi siamo il frutto del suo amore e speriamo che anche voi lo diventiate. Noi stiamo cercando di combattere per voi altri, per noi conservare questa grazia. Il Signore ce l'ha mostrato, il dolore di queste contrade, di tutta la città di Napoli, perché veramente noi eravamo in mezzo a loro, ma noi non credevamo di essere come loro, ma il dolore, la speranza che non era in noi ci ha fatto comprendere quanto grande e infinito è l'amore del Signore. Oggi noi ti diciamo che nella comunità, nella chiesa, dovunque tu vada per incontrarlo, è nel tuo cuore che devi prima riceverlo. Chiedi a Lui stesso che lo prepari e il Signore lo farà. Io non conoscevo il Signore, non andavo in chiesa, mi sentivo peccatrice per questo, non adoravo idoli, non facevo voti, né digiuni, né preghiere, ma il mio dolore è quello che ha avuto pietà al Signore e si è compiaciuto oggi di portarci ancora qua. Ascolta, interessa il tuo cuore, non sballottare più l'anima tua da ogni parte. È nel Signore che la devi riporre, è l'unico posto sicuro, e qualunque cosa ti accadrà non sentirai più il dolore, perché Lui sarà dietro di te, a fianco di te e avanti di te. Lo è stato per noi e non siamo nulla, lo sarà anche per te. Il Signore benedica, possa tu accostarti con fede. Grazie. E chiedere quello che è nel tuo cuore. Io l'ho chiesto al Signore, ma nel momento in cui mi fu detto credi in Gesù, dentro di me nacque una domanda, perché io non credevo e non potevo dire sì. Il Signore già mi convinceva di peccato, di bugia, così che in quell'attimo io decisi e dissi voglio credere, perché io non avevo la fede, non avevo ancora la Bibbia tra le mani, non avevo un velo bianco sulla testa, ma avevo un cuore disposto, avevo il bisogno del Signore. E così ho ricevuto la guarigione ancora prima di quella dell'anima. Così il Signore ha voluto per me. Può darsi che oggi possa farlo anche per te. Noi non parliamo da noi, parliamo per quello che sentiamo nei nostri cuori. Credici e prova anche tu. Il Signore vi benedica. Alleluia! Oggi lo benedico. Grazie. In nome di Gesù, l'unico nome che mi ha dato pace e gioia, così come abbiamo cantato. Amen. E così come oggi Lui mi aveva preparato. Grazie. Nel nome suo lo ringrazio e vi benedico. Nel nome di Gesù Cristo, l'unico Signore,
benedetto in eterno. Amen, amen. Oggi abbiamo una testimonianza a sorpresa. Ascolteremo Loide, che ringrazierà il Signore per quello che ha fatto per lei. Vieni. Il Signore sia lodato. Amen. È un privilegio, una grazia, un onore essere qui in mezzo di voi in questa mattina, che sia una sorpresa, non mi aspettavo. Ma ringrazio il Signore perché veramente è un privilegio essere figli del Signore, veramente è una gioia essere davanti alla sua presenza in questa mattina per lodarlo e glorificarlo. Io conosco il Signore da quando sono nata, ringrazio il Signore per avermi fatto nascere una famiglia cristiana che ha sempre servito e onorato il nome del Signore, come mi ha insegnato la parola di Dio, facendomi crescere nella volontà del Signore. Io ringrazio il Signore perché ho 17 anni, ma il Signore, sono una morta vivente, perché il Signore mi ha salvato due volte dalla morte sicura. In particolare voglio testimoniare quello che il Signore ha fatto in me all'età di 15 anni. Il Signore mi ha salvato dalla morte perché i dottori mi avevano riscontrato una cista nell'ovaio sinistro di 5 centimetri, era abbastanza grande. I giorni passavano e le cose peggioravano sempre di più. Io non sapevo nulla, sapevo solo che mi dovevo operare ed era tutto lì finito. Invece i dottori, facendomi tanti accertamenti, ogni giorno ecografie e altri accertamenti, riscontrarono macchie di tumore maligno. E queste macchie veramente si dilatavano e stavano anche colpendo l'ovaio destro. Ma ringrazio il Signore perché il Signore ha visto la sofferenza dei miei genitori, la loro preghiera, il loro dolore, da genitori anche da servi del Signore. Il Signore veramente ha udito la loro preghiera e ha visto la sofferenza del loro cuore. I dottori erano indecisi perché non sapevano che cosa dovevano fare, se operarmi o meno, perché cioè non sapevano che cosa dovevano fare, perché ero piccola ed erano indecisi su quello che dovevano fare. Ma le preghiere veramente sono arrivate al cuore del Signore, il Signore veramente ha risposto, perché io non ci dovevo essere più, fratelli, perché un tumore maligno poi quando peggiora ti toglie la vita. Ma ringrazio il Signore perché il Signore ha risposto e ha sradicato questo male dal mio corpo. I dottori, facendo accertamenti dopo accertamenti, videro che non c'era più niente. Il Signore veramente aveva steso la sua mano, aveva sradicato quella cista, rimanendo tutto al suo proprio posto. Ringrazio il Signore perché un anno dopo che mi feci gli accertamenti non c'era più traccia di niente. Il Signore aveva tolto tutto. E ringrazio il Signore perché mi ha dato la vita fino in questo giorno per sua volontà, per servirlo e servirlo ed essere una sua figlia fedele. E voglio dirvi a voi che ascoltate in questo giorno di venire al Signore, perché il Signore vi ama di un amore eterno, come ha amato me, ha amato tutti i miei fratelli, le mie sorelle, ama ancora voi, così come siete, con i vostri difetti, con i vostri peccati, così come siete, Egli vi accetta, vi vuole salvare. Vuole fare un grande miracolo in ognuno di voi, vuole guarirvi non solo nel corpo come ha fatto in me, ma ancora nel cuore, soprattutto nel cuore, perché sapete di essere vuoti, sapete di essere tristi e ci sono coloro che non lo vogliono ammettere, cercando di divertirsi sempre di più, ma sapete che siete vuoti, avete bisogno del Signore. Amen. Il Signore è qui in questo momento, se solo lo chiamate con tutto il vostro cuore, Egli vi risponderà aprendo la porta del vostro cuore. Egli vi darà quella gioia di cui avete bisogno, quell'amore che nessuno vi può dare. Io ringrazio il Signore perché questa è la verità, quello che noi abbiamo sperimentato lo potete sperimentare ancora voi, perché il Signore è la via, la verità e la vita, e chi viene a Lui viene veramente
ad avere gioia nel cuore, ai amore, pace che solo gioia. Lui può dare. Che il Signore vi benedica, accettatelo nel vostro cuore, non ve ne pentirete, perché Egli è veramente grande, è un Dio meraviglioso, e l'amore che Lui vi può dare è veramente alleluia. Grande. È indescrivibile, oh, il Signore vi benedica, Lord. Il Signore salutato e benedetto. Amen, alleluia. Grazie Gesù. Grazie Signore. Il Signore salutato. Amen. Voglio ringraziare stamattina il Signore. Veramente sono onorata, perché è bello poterlo ringraziare davanti ad altre persone che non conoscono la sua grazia e che non sanno quanto Egli sia grande e quanto Egli sia buono. Amen. Voglio ringraziare perché ha fatto una grande opera nella mia vita, anche se la sta continuando. Lo ringrazio perché era una ragazza che nella notte molte volte mi trovava a piangere, perché mi dicevo tra me medesima, cioè, ma perché la mia vita deve essere in questo stato? Ero triste, vuota, non sapevo che vi era un Signore veramente buono. Lo cercavo, ma era relativa la cosa. E a un certo punto dissi, io ti voglio conoscere, anche se non sapevo, cioè non sapevo quello che chiedevo, però il Signore lo sapeva. E chiesi al Signore in quel tempo, dissi, io voglio servire il tuo nome, voglio conoscerti perché non ne posso più, la mia vita sta andando in pezzi, e infatti avevo solo 15 anni e riconosco che il Signore mi ha tirato da una fossa bella profonda, ed ero come tutti noi, ero una peccatrice. Anche quelle piccole cose che a volte sembrano inocculte e sembrano nascoste, ma il Signore le ha scovate e le ha tirate fuori man mano in questo cammino, e io lo ringrazio con tutto il cuore, perché è veramente impensabile pensare che ci fosse un vero Dio che ti tira fuori tutto quello che dentro di te è stato nascosto e sepolto da lungo tempo. E hai anche persino paura di cacciarlo fuori, perché sono cose che soltanto tu le sai, almeno pensavo, infatti riconosceva anche il Signore. E lo ringrazio veramente di cuore, come la sua parola ha recato all'anima mia grande guarigione. Veramente il mio cuore era ferito da questo mondo, non ero una ragazza che uscivo ed entravo, però la mia vita non è stata un granché. Ma lo ringrazio perché è veramente bello poter dire agli altri che Egli ha fatto una grande opera nella nostra vita. E vorrei che voi ascoltasse la voce del Signore. Egli adesso stamattina è proprio qui e vi vuole dare una grande opportunità, quello di venire alla salvezza e di conoscere il suo grande amore, perché senza di Lui siamo persone sole, tristi, vuote, siamo esseri veramente inutili, e questo lo posso riconoscere in prima persona, perché ci ho fatto la male esperienza, perché a volte siamo convinti di chissà che, ma ringraziando Dio da quando l'ho conosciuto, guardando verso di Lui, mi riconosco che sono solo polvere. Ascoltate in questa stamattina la parola del Signore, è proprio per voi, ubbiditegli. E lo ringrazio. Grazie. Veramente con tutto il cuore. Grazie. Prestate orecchio alla parola dell'Eterno. Alleluia, amen. Il Signore sarà dato. Amen. Così, dopo queste belle testimonianze che abbiamo ascoltate stamattina, ringraziamo il Signore per la guida che Egli ha fornita ai Suoi figlioli, che hanno raccontato una piccola parte delle sue grandi opere, innumerevoli meraviglie. Così diamo seguito a uno, due canti alla gloria di Dio, e poi ascolteremo un breve messaggio della parola di Dio. Dio ci benedica nell'ascolto.
Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ringraziamo il Signore per questa prima parte del nostro culto. Adesso vogliamo ascoltare la parola di Dio. Se avete con voi una Bibbia, apritela con me nell'Epistola ai Romani. Epistola ai Romani, leggeremo al capitolo 3. Ripeto, Epistola ai Romani, capitolo 3. Leggeremo dal verso 9 al verso 20. Dal verso 9 al verso 20. Gradirei vedere i fratelli perché ancora non sono diventato una giraffa. E il mio collo è limitato nella sua misura. Gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio insieme. E quelli che non avete una Bibbia, ascoltate insieme agli altri. Dio sia lodato. Che dunque, abbiamo noi qualche eccellenza? Del tutto no, poiché innanzi abbiamo convinti tutti, così giudei come greci, che essi sono sotto peccato. Siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno. Non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi il Dio. Tutti sono deviati, tutti quanti sono divenuti da nulla. Non v'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, hanno usata frode con le loro lingue, vi è un veleno d'aspido sotto alle loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amaritudine, i loro piedi sono veloci a spandere il sangue, nelle loro vie vi è ruina e calamità e non hanno conosciuta la via della pace. Il timore di Dio non è davanti agli occhi loro. Or noi sappiamo che qualunque cosa dica la legge parla a coloro che sono nella legge, a ciò che ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge, poiché per la legge è data la conoscenza del peccato. Signore, grazie per la parola che abbiamo per tua grazia letta. Ora insieme vogliamo riceverla
perché lo Spirito Santo trovi luogo in ogni cuore, che nessuno escluso sia davanti a te, perché tu vuoi fare grazia a tutti gli uomini, sapendo che non per la legge degli uomini, ma per la fede in Cristo Gesù, noi siamo giustificati. Vieni a noi, oh Dio, annulla i nostri pensieri, invece ti preghiamo, dacci la conoscenza dei tuoi pensieri, perché per essi noi conosciamo appieno, così come fin oggi siamo stati da te appieno conosciuti. Ogni grazia te la chiediamo conformemente alle sacre scritture, che nessuno dia intoppo, impaccio al Vangelo di Cristo, ma che tutti collaboriamo con lo Spirito tuo, stando in intimità con te. Te lo chiediamo per grazia e nel nome di Gesù, benedetto in eterno. A questa vocazione celeste Dio sia ringraziato, poiché tu fai parte di questa vocazione celeste. Tu stesso forse non te ne rendi conto, non puoi in ogni caso al momento persuaderti che tu fai già parte di questa vocazione, perché come hai udito noi non sapevamo, non potevamo nemmeno immaginare nel passato che anche noi, come gli altri che hanno creduto in Cristo, dovevamo fare questa brillante esperienza con Lui. Ma oggi che testimoniamo delle opere sue, come della grandezza del suo, il futuro di tutti gli uomini. Per cui stamattina la parola che abbiamo letta è una parola aperta a tutti quelli che vogliono riceverla nel loro cuore, senza minimizzare l'opera di Dio, né tantomeno vogliamo stamattina rifiutare l'appello amoroso della grazia di Dio, vogliamo ascoltare con la massima attenzione, col massimo scrupolo. Gloria a Dio! Quel che abbiamo letto non è altro che lo specchio reale di ciò che il mondo d'oggi è, come il mondo del passato era agli occhi di Dio. Sappiamo che anche noi correvamo dietro l'andazzo del presente secolo e, come gli altri, anche noi coltivavamo nei nostri cuori tanti di quei desideri, come tanti di quei piaceri, che noi stessi non sapevamo cosa scegliere prima e cosa preferire dopo, perché erano tante, tante le offerte di Satana che noi stessi a volte, pensando che il mondo del nostro tempo era pieno di piaceri, noi stessi non sapevamo cosa optare prima, perché noi sollazzassimo la nostra carne
e ci divertissimo al massimo. Eppure, avendo fatta l'amara esperienza che dopo ogni piacere consumato, e mi riferisco ad ogni sorta di piacere che l'uomo possa pensare o desiderare e che al tempo d'oggi ha sperimentato, gustato, realizzato nella propria vita, ci sentivamo più vuoti che mai. Gloria a Dio, perché tutte queste testimonianze sono forse il frutto delle nostre fantasie, sono il frutto delle nostre immaginazioni, sono il frutto della nostra ridicola esperienza religiosa? Non di certo, perché ciò che abbiamo testimoniato non è altro che il frutto dell'opera che Cristo ha compiuta per ciascun di noi perché ci salvasse e liberasse eternamente dall'ira. Sento un grande combattimento in questo momento e forse tu non te ne rendi conto, ma la città intera è attanagliata da potenze invisibili che ad ogni costo si sono messi in cuore di non lasciare libera l'anima tua, di non abbandonare il pensiero di lasciarti correre ai piedi di Gesù. Ma stamattina vi è una forza che tu non vedi e che è presente in mezzo a noi, e questa forza è una forza imbattibile, insuperabile ed invincibile. Questa forza è la forza dello Spirito Santo che agisce attraverso il nome unico di Cristo Gesù. Gloria a Dio. Dio sia ringraziato. Sappiamo che il mondo odierno vanta molto di ciò che oggi l'uomo ha raggiunto con il suo sapere, di ciò che l'uomo ha raggiunto con il suo proprio potere, di ciò che l'uomo ha raggiunto con la propria abilità. Ma gli antichi dicevano sempre che il progresso che noi oggi vantiamo sotto tutti gli aspetti è divenuto grande regresso, perché più l'uomo si avanza nella conoscenza come nella scienza, così nello stesso modo si allontana sempre più da Dio, perché l'uomo oramai si è prefisso di raggiungere l'alta vetta della propria identità e dichiararsi Dio a se stesso. Ma noi ne riconosciamo uno solo, che in ogni tempo ha detto: io sono Dio e non ve ne altri all'infuori che me. Mentre tu che ascolti sei solo un misero granello di polvere, che da un momento all'altro tu stesso
sai bene che la vita ti può essere tolta e di te forse non resterà nemmeno la memoria, ma Gesù ti ama. Non correre dietro ai tuoi pensieri, piuttosto corri ai piedi della croce e troverai un posto alla sua presenza, perché il Signore ti accoglierà a sé. Egli ti aprirà le braccia sue paterne e ti farà conoscere quanto egli ha sofferto per tutti i tuoi misfatti, per tutte le tue iniquità, per tutte le brutture, le schifosaggini della tua carne. Ma ecco che il giorno accettevole della grazia e della salvezza in Cristo ti viene donato da parte di Dio. Approfittatene, ricevi l'ascolto e non tardare, non rimandare a dopo, a domani, nel futuro, quando sarai divenuto anziano vecchio, quando perderai ogni speranza e la gioventù ti lascerà per sempre. Ma oggi ti viene annunziato questo messaggio perché tu riceva questo messaggio quale invito personale da parte di Dio, poiché abbiamo letto che tutti hanno peccato, e quando dice tutti non vuole far nessuna distinzione né di uomo né di donna, né di ricco né di povero, né di grande né di piccolo, né di forte né di debole, né di re né di suddito. Non vuole fare alcuna differenza nemmeno nei confronti dei grandi caporioni religiosi che dicono di essere l'alta dignità di Dio, ma non lo sono, perché Dio conosce il peccato che è nel tuo cuore ed egli te ne vuole liberare. Gloria al Signore! Sappiamo che una porta aperta è davanti a noi, e questa porta ci è stata aperta dal Signore per mezzo di questo Evangelo, che ad ogni costo noi annunzieremo e predicheremo fra gli uomini fin tanto che il Signore lascerà dentro di noi l'ultima forza dell'alito vitale. Grazie a Dio, vogliamo nel frattempo non solo ringraziare il Signore, ma combattere in spirito per la salvezza di tutti i perduti. Grazie a Dio. Alleluia. Siccome è scritto, e ciò che è scritto, leggere si vuole. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito di Dio dice all'anima tua. Siccome è scritto,
scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno, e non v'è alcuno che abbia intendimento e che ricerchi il Dio. E questa è l'epoca nella quale l'uomo si è totalmente, dico in definitiva, separato da Dio, perché oramai si crede evoluto, si crede fin troppo emancipato e oramai ha pensato di non aver bisogno di nessuno, nemmeno di Dio. Ma la morte verrà ed essa ti coglierà all'improvviso e non ti porterà alla presenza di Dio, non ti porterà nei luoghi celesti, non ti porterà nelle gioie del suo seno di riposo, ma ti porterà davanti al giudizio di Dio. Perciò convertiti dalle tue vie malvagie, perché il tuo cuore è pieno di malvagità e di inganno. Tu sai di essere ipocrita, tu sai di essere un bugiardo, sai di essere un peccatore che continua a trasgredire le leggi di Dio e i suoi comandamenti. Ma non hai pensato che il Signore oggi e in questo momento ti sta parlando perché tu sia liberato dal giogo, dalla schiavitù, dal peso del peccato, ed in te il Signore metterà la sua pace, il suo riposo, la sua presenza, e questi ti inonderanno di gioia e di luce. Gloria al Signore! Sento che in questa parte della città c'è una grande fortezza. Mi seguite? Che non ho sentito in altre zone della città di Napoli. Bene, il Signore ci fa così scoprire dove sono accentrate le postazioni di Satana, perché noi ci rivestiamo dell'armatura della fede e dello spirito e combattiamo per distruggerle. E coloro che apparteranno a Gesù verranno a Lui, verranno col cuore, si umilieranno, abbasseranno, inchineranno, inginocchieranno e riconosceranno che solo in Gesù c'è la salvezza. Gloria a Dio! Solo in Gesù c'è la salvezza! Solo in Lui che è la vita, che è la via ed è la verità. Dio possa da questo momento darti la forza, la spontaneità, la decisione di aprire la tua bocca, di confessare i tuoi peccati a Lui,
di pentirti di tutto il male che tu hai fatto davanti a Dio, davanti agli uomini, nella tua stessa famiglia, quando molte volte hai ingannati i tuoi genitori, i tuoi fratelli, le tue sorelle, ed hai dato la mano di società a quelli che con te hanno perseverato nel male, malignando ciò che dispiace a Dio. Hai rubato, hai mentito, hai ingannato il tuo prossimo, hai desiderato ed anche abusato della donna altrui. E di ciò non ti sei ravveduto. Ravvediti, perché l'ora del giudizio si avanza e si approssima sempre più, e davanti a quello non vi sarà scampo alcuno, perché l'uomo darà conto e ragione a Dio d'ogni sua azione commessa sotto questa volta celeste. Non ti puoi confortare o addirittura giustificare, perché sei un praticante, una praticante religiosa, che molto spesso va in chiesa, ti fa il segno della croce, confessi i tuoi peccati al sacerdote, continui a farti le tue solite preghiere meccanicamente ripetute. Questo non ti salverà, la tua chiesa non ti salverà. Il tuo nuovo guru non ti salverà. Non ti potranno salvare nessuna delle religioni orientali o occidentali che oggi Satana ti presenta quale offerta da parte di Dio, ma non del vero Dio. Nessuno ti potrà salvare. Né un pastore, né un sacerdote, né un presunto profeta, né un mago, né uno stregone, ma chi ti può salvare è uno solo, ed è qui, in questa pubblica piazza, dove sento il suo potere, ed è Cristo, il Signore, che ha pagato con la sua stessa vita per donarti la vita, con la sua stessa anima per salvare la tua, perché tu potessi trovare grazia per mezzo di lui. Oh, come desidererei che qualche anima avesse
coraggio di farsi avanti, perché sarebbe in te qualcosa di speciale, qualcosa di soprannaturale, qualcosa di inaudito, di onnipotente. Vieni a Cristo, dagli oggi stesso la tua vita, credi in Lui e con noi potrai confessare che Gesù è la tua unica speranza. Vogliamo dire grazie al Signore? Sì, Lui solo è l'unica speranza. Vieni, vieni, fatti da Lui accettare ed Egli entrerà nel tuo cuore, farà parte della tua vita, della tua famiglia, del tuo lavoro quotidiano, dei tuoi affari, di ogni tua impresa. Lui sarà con te. Ringraziamo il Signore. Lo ringraziamo. E ora che lo Spirito di Dio non potete comprendere, fratelli, perché bisogna vivere certe cose e viverle in sé medesimi, ma il grande potere di opposizione che era qui, in questa parte della città, ora lo sento sotto il grande potere dello Spirito Santo. Andiamo a dire grazie a Dio, poiché la vittoria appartiene sempre a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Se avete un particolare problema o una particolare necessità, venite, fatevi avanti. Gesù vi invita perché vi ama. Vieni, ricevilo quale tuo Signore e Salvatore della tua vita, e tu non te ne pentirai, perché farai una grande e nuova esperienza col Signore. Dio ti ama, Dio ti ama, non dimenticarlo, Egli ti ama. Vieni a Gesù, vieni a Gesù. Vogliamo supplicare il Signore per questa preziosa donna che si è accostata. Signore Gesù, ti ringrazio di avermi fatto ascoltare la tua parola. L'anima mia è piena di gioia ed il mio cuore è stato da te toccato. Ti ringrazio perché la tua parola è verità ed il tuo amore è un amore infinito. Ti ricevo nel mio cuore quale unico Signore e Salvatore della mia vita. Io so che tu sei qui e perdoni tutti i miei peccati. Li perdoni perché tutti abbiamo peccato, in parola, in pensiero, in azione. Che tu perdoni tutti i miei peccati e li cancelli dal tuo cospetto e mi fai un'anima nuova, ripiena
per la tua persona, nel nome di Cristo Gesù, e non solo a me, ma a tutta la mia famiglia, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Chiamo a te, la signora Elena, perché lo Spirito Santo possa continuare a toccare la sua vita, le tue bacio ad ogni luogo, rivestita di Cristo, e ripiena del tuo amore. Grazie, perché tu, oh Dio, la fasci, la conforti e mi dai speranza nella vita e nell'eternità. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Accettare Gesù, piena mano, consacra la tua vita, Signore, perché oggi è il giorno della grazia.
e nel cuore. Nel nome di Gesù Cristo, mediante la potenza dello Spirito Santo, frantuma in me questi poteri demonici, non temere, è per amor tuo che stiamo parlando. Libero, Signore, scatenalo da questi spiriti strani. La potenza di Gesù Cristo si rivela nella sua vita. Spiriti maligni, io ti reggo e ti metto in catene e ti faccio fuori da questa anima, perché quest'anima non vi appartiene a Cristo il Signore, il quale ti darà una nuova mente e un nuovo cuore. E di questo giovane egli ne vuole fare un uomo nuovo per la potenza dello Spirito Santo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù.
prima di alzare le nostre mani davanti al Signore per ringraziarlo di questo meraviglioso culto all'aperto. Vogliamo ricordare a tutti quelli che avete ricevuto la parola di Dio, ed un invito personale, anche se attraverso la donazione di un semplice opuscolo, la nostra comunità cristiana si trova a Napoli in via Sant'Eframo Vecchio numero 34 a 40 nei pressi di piazza Carlo III. Ripeto, la nostra comunità cristiana evangelica si trova in via Sant'Eframo Vecchio numero 34 a 40 nei pressi di piazza Carlo III. Venite, sarete i benvenuti. Il Signore ha riservato per voi un posto nella sua casa e dalla sua presenza. Che Dio vi benedica, che benedica voi, le vostre famiglie, i vostri figlioli, il vostro lavoro, perché viviate una vita santa, onesta e buona. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per questa grande disfatta contro i poteri invisibili delle tenebre e dell'inferno. Sei tu stesso venuto ed hai trionfato sopra tutta l'avanzata del nemico e sopra tutti i poteri di opposizione. Tu hai riportata una grande vittoria, e per questo vogliamo dire tutti grazie, vogliamo ringraziarti, mentre vogliamo che tu lasci in queste contrade, in questa zona della città, la tua impronta, la tua immagine per l'espressa parola che è stata annunziata. Resta con noi e con quanti ti amano in verità. Per Cristo ogni grazia ti chiediamo, per queste anime che si sono accostate di Ciro e della nonna, affidiamo a te il resto di coloro che per vergogna e timore non si sono accostati, ma aspettiamo una grande raccolta che tu stesso farai nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, e a voi tutti arrivederci, a presto.